Viva le toile, viva le toile, viva le toile, viva le toile, senza le spero le cuore. Ragazzi, bentornati, prima domenica ufficiale di campionato primaverile 2023. Siamo, come potete vedere, sui campi regionali di Brissogna. Una giornata un po' particolare, c'è stata un po' di pioggia, un po' di vento, adesso sembra che si sia alzato il tempo. Tutte condizioni meteorologiche che però non hanno assolutamente influenzato i nostri giocatori, anzi hanno continuato a giocare senza timore, anche molto bene. Dopo andiamo a vedere qualcuno di prima, magari qualcuno di seconda, come stanno andando le giornate, la loro prima partita. Vediamo qua anche qualche giocatore nuovo, Joel, della squadra di quinta categoria del Biona. Sì, ci sono tanti giocatori nuovi, soprattutto nelle compagini di Biona, dove ci sono tanti ragazzi che, come vedrete, abbiamo parlato con dei protagonisti e parleremo magari dei protagonisti, dei quali fanno biathlon o comunque fanno discesa o sport invernali e giocano anche a robate, riescono a fare tutto e a coniugare tutto. E l'idea era anche di salire a Plan d'Iréon a vedere Olomon Chevreau di prima categoria, ma oggi non andremo, anche perché comunque il tempo forse lassù non è così bello come qui, sarà anche un po' più triste, diciamo, come meteo. E io direi che andiamo a intervistare i personaggi più importanti di oggi di questa competizione. Non perdiamo altro tempo. Esatto, andiamo. Dimmi un po' le prime impressioni di questa partita, come stanno andando i ragazzi? I ragazzi stanno andando che non stanno giocando troppo bene, ma neanche troppo male. Allora, siamo al tredicesimo tiro. Siamo al tredicesimo tiro, abbiamo 13 punti sotto, abbiamo fatto qualche errore noi, ma li ha fatti anche Giovan San, quindi la partita è tutta da giocare. Dici che si sente la mancanza di Davide Quendo? Non spetta a me a dirlo, un po' magari si sente, però no, ma sono ben bravi anche loro, stanno giocando e le partite vanno così, non si sa mai. Adesso ha tirato Fabien, ha urlato un 15, vediamo un po' adesso che la raccolgono cosa. Vediamo comunque che i due giovani del Gressin, dello Jovensin, stanno giocando molto bene. Sì, oggi. Loro stanno giocando, i giovani stanno giocando bene. Quello che fa la differenza, come diceva anche Piero in trasmissione. Per forza. Si punta tutto su di loro, perché 14, gli altri 14 punti. Fabien, complimenti. Sì, sia Fabien che Belli, anche Mattia stanno giocando bene. Hanno giocato molto bene i tre ragazzi di Jovensin. Vedremo a fine giornata. Vediamo a fine giornata. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Andrea Petei, seconda del Valpelin. Stessa squadra dell'anno scorso o avete cambiato qualcosa? No, abbiamo cambiato un giocatore che è entrato, subentrato Nicola Santagnotti con l'alzata del quorum, abbiamo dovuto trovare un'altra soluzione e l'altra squadra, gli altri giocatori erano sempre gli stessi, sì. Avete il piccolo Mattia Ghetta in riserva? Sì, oggi purtroppo abbiamo deciso di partire con la formazione un po' più
comunque avrà anche lui tempo di giocare, sì, di farsi più. Per essere la prima partita, come sta andando? Va bene, allora la partita è abbastanza combattuta, che è piacevole perché comunque c'è più tensione, più. E comunque no, adesso dovremmo essere sopra di un po' di punti, ma pochi. Ma vediamo fino alla fine come va. Va bene, allora buona continuazione. Grazie a voi. Ciao. Volandro è un mio compaesano che gioca nella squadra dell'Olomon. Come mai sei finito lassù? Ma sono finito nell'Olomon semplicemente perché avevano bisogno di una persona e per non lasciarli a piedi gli ho dato una mano. Quindi sono contento che mi hanno cercato, anche se non sono una grande cima, però almeno gli do la possibilità di giocare. Poi mi dicevi che sei stato fermo tanti anni, ma l'anno scorso hai comunque giocato? Sì, ho giocato sempre con loro grazie alle Chevrolet che mi ha lasciato andare, sempre per il solito motivo. E quindi sono contento comunque di essere di nuovo qua in campo perché è una bella cosa. Vabbè, belle domeniche. Esatto, ma è poi uno sport che comunque deve andare avanti. E a me piace molto ed è giusto continuare. Bene, grazie Ezio. Grazie a voi, ciao. Arrivederci. Voglio sapere. Allora, con noi Igor Edifizi. Quest'anno in Olomon e sei riserva, sì. Quindi sai già quando potrai entrare oppure no, per quest'anno so. È così? Non lo so, dipende... Dipende quando manca qualcuno. Non lo so, no, veramente non lo so. Sono già tanti anni che giochi ad Olomon? Eh beh, in totale saranno 7-8 tutti. Com'è questa seconda, Igor? È forte? Come avete iniziato per ora? Oggi mi sembra che non abbiamo iniziato così bene. Mi dispiace dirlo, ma ci sono stati qualche errore di troppo, però vedo che anche il Valpellina l'abbiamo appena visto, infatti. Fa degli errori. Speriamo, no, che Dio ci dia una mano. Sì, la partita è lì, mi sembra che adesso siete 20 punti, sono 20 punti sopra Valpelline. Difatti. Adesso con l'errore però suo, in seconda tutto può succedere. Difatti speriamo che vada bene e che la portiamo a casa. Tu scalda i muscoli, magari poi ti tocca entrare. No, lascia stare, va. No, questo cancella, ma lascia stare. Va bene, grazie Igor, bene. Grazie. Ciao. Allora, siamo qui con Andrea, giocatore del Biona. Sì. Quanti anni è che giochi a Arbata? Un paio di anni. Ho smesso dal Covid, ho smesso di giocare e ho riniziato quest'anno. Ho visto che avete fatto un sacco di squadre di Biona, siete tanti ragazzi. Veramente bella questa cosa, no? Sì, meno male, almeno c'è gente che gioca e c'è più competizione, ecco, tra di noi e vediamo un po'. Il problema forse vostro è che sciate, quindi tanti fate biathlon, sì. Però riuscite a coniugare le due cose, no? Infatti adesso dobbiamo finire la stagione invernale, poi la maggior parte gioca tutti a rebatta sulla Biona e speriamo poi per la stagione di rebatta, ecco. Oggi come sta andando? Oggi più o meno, la prima partita, un po' di bicche, ma c'è tempo per recuperare, ecco. Bisogna scaldare i motori. Bisogna scaldare i motori, ci vuole, sì. Bravo, dai, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Ciao. Ciao, buonasera a tutti, buon solo a Cette. Thank you.
Ma io ho seguito un attimino il finale della partita tra Valpellin e Lomò. Siamo le prime domeniche, ci stanno anche gli errori e difatti è stata una partita un po' sottotono, soprattutto per quanto riguarda l'Olomò. E il Valpellin così, senza troppi sforzi, ha condotto, pur avendo un giocatore che anche lui è andato in difficoltà ed è stato sostituito, ha condotto senza troppe difficoltà in porto questa gara e ha guadagnato questi due punti. È stato bravo Patrick, ha fatto 220 punti e sono due punti importanti, perché comunque l'Olomò, se gioca come sa, è una squadra che sarà difficile da superare per tutti, quindi due punti in cascina così e sono importanti. L'altra gara ho visto, deve essere stata una bellissima gara anche a vedere il rapportino, la differenza tra le due squadre, tra due Chevreau, che sono quelle che negli ultimi anni diciamo hanno un po' il monopolio del campionato di seconda categoria, si è conclusa anche lì per pochi punti di differenza, una gara che non è mai stata diciamo con un punteggio a favore di una o dell'altra superiore ai 20 punti, se non in una mano, a vantaggio del Chevreau all'inizio, poi pian pianino il 2 recuperato e si è imposta, però due squadre attrezzate per la seconda categoria, ho visto pochissimi errori e giocatori di livello che hanno giocato anche in prima, quindi due belle prime. Rimane Sar, che ieri è riposato, anche lì è una bella squadra competitiva e diciamo che la seconda vedremo più avanti nel campionato, lo stesso discorso che farò poi per la prima, quale sarà la squadra che riesce meglio a sfruttare il suo potenziale. Sì, tu dici ahimè per il Gressa anche perso, ma io ti dico ma Piero fa pretattica. Infatti la prima cosa che ho pensato quando ho visto la puntata l'altro giorno, ho detto Piero fa pretattica. Esatto. No, ho visto la gara, Gressin l'ho visto un po' spuntato, gli manca Roberto Quendo, che Davide Quendo, che è un giovane come i giovani di Giovan San, quindi che ha potenza, e ieri a Gressin ha mancato un po' quello, ha mancato un po' la potenza per riuscire a arginare quelle cinque mani dalla decima alla quindicesima in cui Giovan San se n'è andato, perché prima erano lì e poi in quelle cinque mani Giovan San ha fatto quel po' di più che gli ha dato il vantaggio, che gli ha permesso di arrivare alla fine. 1150 i regionali sono accettabili, non sono un gran punteggio ma neanche da buttare via, e sono due squadre anche lì attrezzate, ecco Gressin un po' meno se gli manca proprio Davide, perché proprio a livello di potenza gli è mancato qualcosina, poi ogni partita è chiaro che ha la sua storia, vinci tranquillamente anche con quella squadra perché gli altri non è che sono, però voglio dire, se ti manca un bomber sostituirlo non è facile. L'altra partita al Plan de Rouen, che dire, Olomò sottotono, e difatti per Chevreau sono due punti d'oro, perché a Plan de Rouen un campo difficile, una plaza difficile, andate a vedere chi è andato a giocare a Plan de Rouen negli ultimi anni, non ha mai fatto il 2 in trasferta, è molto difficile su quel campo vincere contro le squadre di due, e questa di Olomò, che comunque sono giocatori diciamo della stessa provenienza, di stessa matrice, e quindi è difficile. Quindi Chevreau ieri ha veramente fatto, non dico un terno all'otto perché hanno giocato una bella partita, però hanno approfittato di questa
di questo appannamento dell'Olomo per portarsi a casa due punti importantissimi. Alla fine della fiera vincerà la squadra che nel proseguo del campionato, ma questo vale per tutto, ma riuscirà a creare quel clima di squadra che dà fiducia al giocatore per sé, dà fiducia al giocatore nei suoi compagni, e questo ti fa rendere al massimo e ti fa avere un obiettivo che ti fa superare anche eventuali lacune, diciamo, sulla carta dei giocatori. Prendi l'esempio, adesso non è per prendi l'esempio del Napoli di quest'anno, cioè, tutti dicono che ai giocatori meno bravi, però c'è 20 punti di vantaggio, perché si è creato questo clima di squadra che ti dà proprio questa energia in più che ti fa vincere le partite. Sai, non è quello, perché si deve creare proprio un'alchimia. Io ti posso fare un esempio che ho vissuto personalmente. Noi con la stessa squadra abbiamo vinto dei campionati e abbiamo fatto dei campionati con 0 punti, capisci? Quindi si deve proprio con la stessa squadra, gli stessi 5 giocatori. Quindi tu dici Chevreux è 3-4 anni che ha quella squadra, però se non si accende quella fiammella, alla fine un piccolo problemino di una domenica diventa insormontabile. Invece se c'è quella fiammella, il problemino lo bruci, si passi avanti. Se un giocatore della tua squadra fa un errore, non fa niente. Proprio si crea questo clima per cui le partite le voli. Ah, guarda, i nostri numeri ormai sono quelli, abbiamo 180 giocatori che fa 40 squadre, non siamo troppo lontani da lì. Come ho già detto, l'unico rammarico di quest'anno è un po' che abbiamo perso le squadre delle ragazze, e quello dispiace un po', e per il resto andiamo avanti con i nostri numeri. Qualche giovane arriva, adesso stiamo facendo, la Fenta sta facendo un programma con le scuole medie, quest'anno con la scuola di Charvanceau, speriamo di fare breccia in questo bacino, di farci notare, di creare un po' di interesse, perché sennò è dura. Sai, le squadre anche juniores sono sempre le stesse quattro, abbiamo bisogno di creare interesse, di creare campioni, di creare la voglia di imitare. Lavoriamo per quello, però è difficile, c'è concorrenza, nei comuni non ci sono più i campi, i bambini non ci vedono, non è facile, teniamo duro, non è facile. Un grazie a tutti i giocatori che continuano, non solo quelli di prima, ma soprattutto nelle categorie inferiori, è proprio grazie a loro che si continua a tenere acceso e a praticare questo bellissimo sport. Ma come ti dicevo, i numeri sono quelli, abbiamo a che fare con ogni anno, dobbiamo un po' a livello di direttivo arginare quelle che sono le defiance che si sono presentate magari l'anno precedente. C'è stata questa richiesta da parte di alcune squadre proprio all'inizio, prima della presentazione dei calendari, e quindi abbiamo visto che niente, ormai, come dicevo, anno per anno, a seconda di quali sono i movimenti dei vari giocatori, delle sezioni, dobbiamo un po' adattarci per fare in modo di dare dei campionati credibili e un livello credibile a tutte le categorie, e soprattutto omogeneo di categoria in categoria. L'abbiamo fatto proprio per questo motivo. Era il mio primo anno. Dobbiamo andare per lì. Sì. Però sei pronto a vederti. Sì, erano appena via i dinosauri. Adesso non esageriamo. No. Va bene.
Vediamo, dai, vediamo, sono curioso. Ne sentì Aiello, presidente della Federation Pirino Dodrich, e la presentò lo nuovo presidente dell'Arbatta, Fabrizio Viren. L'ha detto un giuiau che il presidente è un giuiau, orosamente pensa, senti lui dire, lo giuiau dell'Arbatta, che a me penso che è ancora una persona che ti ha già portato, che è stata da Dom, sembra lo champion dei tesi in Cogne. E allora se riesci a dire a te, venendo qui nitro, calandimandut filo presidente, vic, come ha detto Pierino, dove uno spot, nostra terra non ha fatto, ne aveva qui, le panna baga che si fa una lotta per poi arrivare a fare lo presidente. No, ne fa le paita in una lotta perché già sei in poca, quindi tu sai che per queste baghe non ha jamais tanto che si propuso perché. Se travagli viene un po', no, la palla non è che l'hanno la disponibilità magari di te o anche la voglia di SBT, anche perché di grossa soddisfazione che sei un po' magari a sala di realizzare gli obiettivi che non l'hanno, date soddisfazione grossa, non fa, ecco. Quindi neanche di pa io ho una grossa concorrenza, no, me le da casa anche che sei direttivo come rappresentante della sessione di Zarvensù. E sono tu mi rappresentando a stare su perché quando comincia si spona una grossa passione per lo giua e poi plan plan di giua le alai spostare di sì l'organizzazione di sì lo travagli perché sta passione venisse inquadrata, ecco. E ne ho un buon metro in Renzo è venuto un momento che le torriasse a Cicacuti e voilà, messa io vicepresidente e prendo me lo temo via e spero di poter fare continuare sala che lei taglia l'œuvre di Renzo e gli la dame che visto che ne ha filo presidente onoreo gli la dame messi sempre lì cantafata me lo prendo più in paola perché sono tutte alle rullo cerci dalle zone che vengono per che è chiusa, ecco. Ad un vuoi, come l'ha detto Pierino, fifita lì è un momento fita, un momento per se retrui. Senza lei, voi dell'Arbatta, voi avete zero tru, come ho cominciato, senza voi pensate, lo non hanno voluto, senza voi porte. Ma beh, non l'ho già aprì le elezioni, tanto ne ho cominciato a definirsi che sono il quadro della dirigenza di Gioia. Messi presidente, vicepresidente le trucche Andrea De Cogne, e segreteo le tu confermo chi ne è Roberto e tesorietto le Nathalie Bovio e le revisioni di concio tot. Dei ancora la prossima riunione sistemi sale che sono le commission de travail, però insomma le candidate sono sì che se ne sei già davanti e quindi non è un po' di problemi. Nella una riunione programmata per la fine di mese, io come sempre a Bagli la definizione di si crea il programma di attività di città e vero circa lo calendario senza che non permette figli e le date per l'iscrizione di squadre e poi il commencement di campionato eccetera. Se possavi più o meno lo campionato? Ma lo campionato speriamo di non avere una flessione di squadre, se possibile, mantenere le che ne abbiamo. E lo traglio personalmente, da me, e ancora di altri, sarei sito di fine maniera che mi si sempre di più di dire che giungono all'Arbatta. Anche io ogni stagione sarei già un buon risultato, e un P è un buon risultato. Ora ne ho le buone prospettive perché ne ho la Lega regionale che non permette di entrare per le Zicule, come l'hai già capito per lo Zan l'anno passato, si tanto se entra in partita in corso per le Zistrit che apri vampi per le Zicule a proposito di un altro gioco. Ma spero Frank che sia un maniglia per allargire, sarà che è la base di un altro gioco. Un fai un maniglia che le nuove giugno sia un po' di Sandan, di Viu giugno, di Papa, di Lunche, di si parla di un chiesone o di un frio, ma se hanno detto che ne sanno che, ecco, che partecipano da zero, che invece di giù i pallon vengono giù all'Arbatta, i zan, i fioletto, i palette, ecco. So,
Sanduto de Don Esicul, ma penso che calcio non eravamo picci. Camino de campionato sta passo che comincia a Savri o vuoi già più o meno di più? Beh, no, dipende anche di te, ma comincia sempre la seconda di mezza di me di massa, se è possibile. E di fe, no, non più avanti. Campuglia, non prei 70 inchi che le sette, ne anticipo lo trofeo disegnato come prima manifestazione. Dunque, le ammagnie per cominciare l'attività a livello ufficiale senza assicurare un impegno che pulito il campionato a livello di campo, perché la manifestazione si fa il campo regionale, quindi il campo bene o male sono già agibili e non permette di guadagnare anche nada nel cominciamento di campionato, quindi sì, anche l'utilizzo di campi gli appli che magari anche nada per Vito sarei contro Vito. Assolutamente, grazie. Anche